Cecilia Canziani, Ilaria Gianni, siamo all'interno dello spazio della vostra nuova piattaforma a Roma che si chiama IUNO. Essendo una piattaforma è così, un soggetto multisfaccettato che va spiegato e quindi abbiamo pensato di farlo spiegare direttamente a voi senza raccontarlo con un'intermediazione. IUNO già esiste, ma prenderà poi piede in maniera, insomma, andrà a regime nel 22, quest'anno che ci dà tante speranze e tante aspettative dopo un paio d'anni un po' strani. E diteci cosa farà. Cominciamo a raccontarlo, cerchiamo di spiegarlo. Tenete conto che nella vostra testa è chiaro e invece magari nei lettori può essere meno, quindi diteci quali ambiti andrà a toccare e qual è, così, schematizzateci l'operatività di questo progetto. Prima di tutto diteci quando è nato, perché, cosa vi siete dette quando avete capito che c'era necessità di far debuttare un nuovo soggetto in questa città e nell'ambito dei vostri percorsi professionali. E poi cosa farà operativamente nelle prossime settimane. L'intro, io parlo di quello che farà. Va bene. Allora, è nato con il desiderio, ancora prima di fare qualcosa in città, di riannodare i nostri percorsi. Noi abbiamo lavorato insieme per tanti anni, per diversi anni invece abbiamo preso delle strade differenti, sempre rimanendo in contatto, c'era rimasta voglia di fare qualcos'altro. Ci siamo incontrate, diciamo, dopo la pandemia con alcune cose che erano per me state acquisite, c'è cioè la consapevolezza che la bulimia del fare, dell'evento, era qualcosa che non ci interessava proprio più. Con l'idea che invece quello che avevamo guadagnato in questo tempo, che era magari sì, molta distanza, però anche una enorme intimità. Con alcune persone, nel dialogo, nel confronto, questo volevamo tenercelo stretto e quindi abbiamo pensato di aprire uno spazio che ci desse la possibilità di continuare a comunicare assieme alle persone che ci stimano, che ci interessano e diciamo moltiplicare questo dialogo. Un focus sulla lentezza avete messo, no? Sì, ci piace molto questa Quindi io ne ho lavorato proprio sulla lentezza, con la lentezza, in lentezza. È interessante perché è un tema che è stato articolato negli ultimi 30-40 anni nel mondo dell'agricoltura, del cibo, no? Slow food è stato il movimento che ha dato questo concetto. Invece probabilmente nel mondo dell'arte non è mai, anzi è sempre stato valutato meglio la velocità, invece forse appunto siamo in un momento di cambiamento. C'era un articolo di New York in cui dicevano prego per gli aerei, perché se prendo l'aereo per fare una conferenza di un'ora, sto facendo qualcosa che non è profondamente sbagliato. Quindi sicuramente la coscienza ecologica in realtà ha a che fare con questa consapevolezza, però noi pensiamo che anche nel mondo dell'arte questo, diciamo, richiamo al fare le cose in maniera diversa e dandosi più tempo possa farci bene a voi, ci fa bene e forse anche agli altri. Infatti lavoreremo sul percorso, sul processo, quindi tornando alla tua domanda, porteremo avanti una serie di attività appunto basandoci su dei percorsi pensati insieme a degli altri interlocutori che sono artisti, scrittori, registi, fotografi, insomma, di varie campi, Disciplina. discipline. Lavoreremo quindi su dei seminari, dei laboratori didattici, delle residenze, delle commissioni, tutto appunto pensato nel tempo, dedicandoci del tempo Quindi ci e sarà un migliorando la sua palinsesto proprio lavorazione. di appuntamenti, di incontri qui. Ci sarà un palinsesto di incontri, sì, Con un incontri con calendario. un calendario che a partire da gennaio 2022, sì, a partire appunto dai laboratori. Che si svolgeranno all'interno di questi spazi, ma forse è anche in collaborazione con spazi esterni rivolti a fasce di età, appunto, della scuola dell'infanzia, scuola elementare, ad arrivare a dei seminari a numero chiuso che poi avranno anche una trasmissione in podcast per un numero limitato di artisti. Le commissioni.
Le commissioni sono invece delle opere che sono pensate in relazione al nostro nome, che è IUNO, e che chiediamo appunto di chiediamo una reazione, un progetto, un artista, assolutamente sarà un artista, uno scrittore, vedremo. Siamo valutando, tutto ancora molto in progress. Però comunque questo sarà, le commissioni saranno su un oggetto oppure anche su un'opera, diciamo? Sono tutte nuove, tutte commissioni, cioè sono tutte opere pensate in relazione a IUNO, quindi a IUNO. No, però dico, può essere un oggetto, una scultura, può essere anche un libro? Potrebbe anche essere un testo. Ecco. Anzi, probabilmente il prossimo sarà un testo. Commissionato da voi. E che avrà poi, che prenderà una forma all'interno di questo spazio. E quella sarà anche l'occasione per, in qualche maniera, anche lì invitare delle persone durante una sorta di un modello nuovo di opening, no? Sì, diciamo anche qua slow e pochi, quindi lentezze per pochi, dei piccoli opening pensati come degli appuntamenti in cui ci si rimpossessa del tempo, quindi si parla, si sta a un tavolo, si sta insieme, e saranno per 12-15 persone al massimo, e poi c'è la possibilità appunto di visitare lo spazio su appuntamento. Non esiste l'inaugurazione in cui uno viene, saluta, sta 45 secondi e poi scappa l'inaugurazione dopo? No, ecco, diciamo che questa è una cosa che vorremmo evitare, quindi fuori da quel circuito lì. Esatto, vediamo quel circuito lì, ci rivolgeremo a delle persone come individuali. Mirate. Miratissimi, e verranno qua e condivideranno un pasto con noi, oltre che del tempo. Bene, l'inaugurazione delle commissioni è abbastanza chiara. Invece parliamo un pochino più nel dettaglio, velocemente, ma nel dettaglio della parte, diciamo, rivolta ai bambini e poi anche della parte dei seminari. Adesso i seminari, io parlo dei bambini per ultimo. Allora io parlo dei seminari prima. Ok. Dunque, per il momento abbiamo fissato due date per i seminari che sono, diciamo, rientrano nel tema dell'anno. Non ci siamo date per articolare un po' e collegare tutte le diverse attività che facciamo, come se ogni cosa poi potesse influenzare l'altra. Il tema che abbiamo scelto è quello del selvatico. Per noi selvatico è tutto quello che non è addomesticato, non è solamente, diciamo, l'ambiente, ma è anche il pensiero che rifiuta magari a volte di farsi imbrigliare. Il primo seminario, quindi, in questo contesto è dedicato a un grande maestro selvatico che è Franco Fortini, e il secondo seminario invece è dedicato alla luce doppia. Senti, a chi sono Zweilicht? Zweilicht. Con Gian Antonio Gini. L'avevo detta mezza tedesca, mezza inglese. Mezza. Invece, ti chiedevo a chi sono rivolti e come ci si iscriverà, cioè come sarà la possibilità di parteciparvi realmente? Allora, li pensate per un pubblico generico, per anche lì per un pubblico magari fuori dall'arte, oppure proprio per artisti? No, in realtà in particolare in questo caso ci interesserebbe attirare la comunità degli artisti. I numeri sono limitati, ma di nuovo non è una questione di esclusività, ma l'idea che sia un momento significativo per le persone che ci partecipano. Beh, poi gli spazi sono anche quelli che sono, no? Abbiamo imparato anche questo, no? In questi due anni, che negli spazi si può stare fino a un certo numero di persone, non si può stare uno sopra l'altro. E poi cercheremo ovviamente, perché anche diciamo le cene, così come i seminari, sono momenti nei quali c'è qualcosa che si genera che magari può andare a finire da un'altra parte, può avere una ricaduta su una comunità che non è quella immediatamente raccolta attorno a un tavolo nel seminario. Quindi sono momenti di dialogo, di approfondimento, ma che potenzialmente possono invece tirare fuori o generare altri percorsi che poi apriremo a nostra volta ad altre persone. Quindi seminari per artisti che poi però lasceranno dei contenuti nel vostro archivio. Sì, stiamo pensando, ci piacerebbe lavorare con il suono in particolare, cioè mantenere una traccia con l'audio, intendo. Con l'audio, sì, non con suono. E al momento stiamo, insomma, ragionando un pochino sul podcast, perché ci piace sentirli, ci fa, è un'altra di quelle cose che sei da solo, ma in realtà sei in compagnia. Grande strumento appunto degli ultimi anni, che ha preso, esatto, sì, ha preso piede. Del resto, insomma, tutti i contenuti audio sono sempre dati per spacciati, no? Invece i video non uccidono mai le radio star, anzi la radio in questo momento è lo strumento più straordinario. Come il libro, mica. Come, esattamente come il libro e come il vinile.
E invece, Ilaria, la parte didattica, insomma, la parte rivolta ai piccoli? E allora, appunto, io un po' come centro di ricerca sul contemporaneo parte proprio insomma, da una didattica, da una formazione, dalla volontà di formare anche dei pubblici. Quindi l'idea è quella di lavorare con dei bambini della scuola dell'infanzia, appunto della scuola elementare, attraverso due laboratori che anche questi riflettono e quindi vanno a contribuire al tema dell'anno, quindi l'idea del selvatico. E il primo per l'infanzia sarà rivolto, sarà fatto da, è portato avanti da Luisa Gardini, che da tanti anni, ho lavorato per tanti anni anche con quella fascia d'età, per insomma, scuole, sì, per scuole, veramente per le scuole in passato. E lavoreremo sull'idea di materia, e sull'idea di rapporto con la materia. E l'altro laboratorio sarà fatto invece da Matteo Nasini, condotto da Matteo Nasini, rivolto invece a bambini elementari. Saranno due laboratori e il primo si rivolgerà, avrà luogo in collaborazione con, lavorerà con un gruppo di ragazzi, dai 7, da ragazzi, quindi tra i 7 e i 10 anni, portando avanti un lavoro sulla natura, quindi sull'accogliendo delle parti del mondo naturale e riplasmandole, ritrasformandole in altro, per poi rispargerle in mezzo all'ambiente naturale. Allora, l'ultima cosa che vi volevo chiedere, anzi, sono due cose. La piattaforma acquisirà poi nel tempo del know-how che magari voi poi potete provare anche a mettere a frutto a livello di consulenze, no? Questo è indicato anche nei vostri propositi. E nel raccontarmi velocemente quest'ultima cosa, ditemi come avete disegnato la sostenibilità economica di tutto questo, no? Allora, al momento siamo assolutamente autofinanziate, ci stiamo sostenendo con delle risorse che abbiamo stanziato Però nel insomma, corso tutto quello che ci avete dell'ultimo raccontato è fatto anche per generare la sostenibilità, non è anno. In una questo, remissione pura, esatto, insomma. no, assolutamente. Tutto ciò che facciamo e tutto quello che faremo vorrebbe generare appunto delle risorse che poi saranno reinvestite all'interno dell'attività. L'arte contemporanea, ma anche uno sguardo, diciamo così, contemporaneo verso la città, a me sembra che sia qualcosa che viene molto colto, sia a livello di amministrazione, ma soprattutto a livello di aziende, di offerta. Penso appunto, ne parlavamo prima privatamente, l'alta hotellerie, Sono gli tante stessi aziende che alberghi. possono aver bisogno. Esatto. Quindi quello che abbiamo pensato è che abbiamo un'expertise ormai di tanti anni e molto articolato dalla formazione. Insegniamo banalmente da un sacco di anni rispetto al collezionismo, rispetto anche alla costruzione di programmi e progetti. Quindi pensiamo che questo possa essere diciamo, Potrete un ambito sul quale per strutturarvi noi, sì, anche come anche una agency, no? Per per questo. esattamente. Quindi abbiamo un bottone nel nostro sito che devo dire è stato un esercizio di grande utilità per capire che cosa volevamo fare e per riassumere Il menu tutto. del sito. Sì, esattamente. Agency è proprio l'idea di poter fornire una consulenza sia per la progettazione che per la produzione diciamo, di percorsi, sia per privati, per singoli, diciamo, che per insomma, anche istituzioni. Quindi disegnato così a livello poi di come dire, dimensioni, questo progetto nasce ovviamente adesso con voi due, con una persona in più in supporto, però domani può essere un ufficio che ha un altro tipo di struttura, no? Strutturarsi in maniera Sì. anche più ampia se tutto quanto andrà come deve andare. L'idea sarebbe quella, l'idea è durare Esatto, lentamente, slow in lentamente, motion. esatto. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie, Lupo.